Buonasera, benvenuti a Medicina Amica, sarà una puntata molto speciale dedicata agli studi di epigenetica del professor Piermario Biava che eh, ci porta in studio, così come aveva promesso nell'ultimo appuntamento, delle interessanti novità. Perché come saprete sicuramente la ricerca è. Grandemente affascinante, ma per noi è importante che ci sia una ricaduta pratica a livello, diciamo, terapeutico. Infatti, il titolo che abbiamo dato a questo incontro è La riprogrammazione cellulare: le novità della ricerca nella cura e prevenzione delle malattie tumorali e degenerative. Quindi, parliamo di malattie, di patologie molto importanti. Allora, diamo il caloroso benvenuto, ben ritornato, Grazie. appunto, al professor Pier Mario Biava, che come sapete. Nasce come medico di medicina del lavoro e siccome la vita è, è un insieme di eventi concatenati, certo. eh, quindi il suo trasferimento a Trieste, una città portuale di industria pesante, lo portò a confrontarsi con uno dei tumori più, più ostici, il mesotelioma. Certo. Sì. E da lì è la andato. riflessione, grazie all'intelligenza e alla, alla sensibilità di un medico straordinario. Tutta questa ricerca importantissima sull'epigenetica. Esatto. Bene, poi avremo modo di approfondire che, che cosa è stata la sua lunga vita, la sua lunga dedizione a questo argomento. Salutiamo anche un ospite che sta diventando un volto noto di Telecorlo, era in onda anche il sera e anche il sabato scorso e giovedì, per cui l'avete visto e rivisto. È il dottor Giampaolo Pisano, otorino La Ringoiatra. Che ringraziamo per la sua presenza, sappiamo che darà un contributo importantissimo alla trasmissione. E facciamo conoscenza invece con la dottoressa Rosanna Chifari. Benvenuta, è medico specialista in neurologia, quindi sarà prezioso il suo contributo anche. Allora, dottor Biava. Mm. Portiamo delle novità ai nostri telespettatori. Sì, in questo momento portiamo delle novità. Eh, io sono stato appunto eh, deciso negli ultimi tempi a formulare dei nuovi prodotti, considerato che in questo periodo le malattie, per esempio, virali, sono diventate endemiche, importanti, siamo in mezzo sempre a nuovi virus che deprimono le difese immunitarie e quindi. Certe malattie in cui le difese immunitarie sono già compromesse, come quelle tumorali o quelle neurodegenerative, richiedevano appunto una revisione dei, dei trattamenti integrativi che noi abbiamo messo a punto, che già sono efficaci per loro conto, ma eh, abbiamo deciso a questo punto di aggiungere dei nuovi prodotti per rendendoli ancora più efficaci perché, strada facendo, cammin facendo, l'esperienza si è accumulata. E abbiamo capito per esempio che nei confronti delle malattie tumorali maggiore è la quantità di prodotti che noi introduciamo, che riprogrammano le cellule tumorali e migliori sono i risultati, mentre nelle malattie neurodegenerative appunto, abbiamo capito che bisognava eh, dare nuovi prodotti che potessero riprogrammare le cellule anche in quel caso, ma rigenerare soprattutto i tessuti compromessi come certo. Alzheimer, Parkinson, sclerosi multiple e così via. Quindi Fatto dire... mi scusi se la interrompo, per cui non ci sono nemmeno no, delle, cure non ci sono delle cure. troppo efficaci. Però lei si trasmesso. ricorda che in una trasmissione, sì. appunto, abbiamo ricevuto delle <ride> abbiamo telefonate. L'abbiamo messo anche nel docufilm, sì, vero, quel incontro con sì, la, con la esatto, Sì, esatto, esatto. Sì. Ci sono stati dei, dei casi veramente con delle risposte In eccellenti nell'Alzheimer, eccetera. Quindi, eh, le, le esperienze che abbiamo fatto sono importanti. Ribadisco che tutti questi tipi di trattamento sono integrativi e non sostitutivi delle terapie farmacologiche messe in atto contro i tumori o, con, o per la neurodegenerazione in realtà non c'è molto, sì, sì. molto ma insomma noi l'abbiamo sempre eh, detto chiaramente che sono trattamenti integrativi sono in complementari, complementari quindi non in antitesi esatto e non in antitesi in questo caso appunto visto che eh, ho avuto la richiesta anche di vari pazienti oncologici che hanno fatto i nostri trattamenti anche con buoni risultati ultimamente appunto per esempio all'Humanitas è stato fatto un trial clinico in doppio cieco con il prodotto che noi abbiamo messo in commercio da tanto tempo e che commercializza una ditta farmaceutica diversa dalla nostra ma che comunque è importante e eh, è che è il SyncroLevel però abbiamo Deciso lo stesso che in questi casi di tumori in cui poi i pazienti stessi, pur avendo dei risultati positivi, però non riescono a sconfiggere completamente la malattia, purtroppo le malattie tumorali sono malattie veramente difficili da curare, allora dietro sollecitazione proprio richiesta dei pazienti che poi mi scrivono, ma dottore non c'è più niente in questo caso da fare, allora abbiamo messo appunto un nuovo prodotto. Che abbiamo chiamato Cell Integrity Defend, un prodotto in soluzione eh, appunto, acquosa che eh, eh, non contiene alcol e non contiene glicerolo, non è una soluzione gliceralcolica, ma è, è solo prodotti naturali. E abbiamo aumentato enormemente la concentrazione dei nostri fattori, che prendiamo appunto queste proteine naturali, che poi sono le stesse nel nostro corpo, noi le prendiamo da queste uova embrionate di zebrafish. Ma poi andando a studiare la composizione di queste proteine abbiamo identificato ad una, nulla, ad una ad una le proteine e sono le stesse poi del nostro corpo, quindi non hanno una volta somministrate nessun effetto collaterale negativo e aumentando le dosi aumenta la risposta terapeutica. Esatto, e come dice il mm. dottor Pisano, gli mettiamo il turbo alle terapie, vero? <ride> Almeno ricordo che lei aveva sì, usato proprio questa. Eh, questa definizione che chiarisce bene insomma, sì, le idee. Esattamente. E, e quindi abbiamo fatto questo nuovo prodotto che si chiama Cell Integrity Defend a cui abbiamo aggiunto non solo una dose maggiore di appunto di fattori di riprogrammazione cellulare, ma anche una piccola proteina che è la latoferrina. Considerato che in questo periodo, appunto, come si discuteva poi con i colleghi. Le malattie virali sono, in, sono sempre presenti, la lattoferrina per esempio nei confronti del Covid blocca la porta d'ingresso del virus e quindi l'abbiamo messa per questi motivi insomma. Ci sta bene, ci sta è l'integratore, ci, sta, bene, sì, ci sta benissimo. Esatto, e questo prodotto è molto molto efficace, noi lo associamo agli altri prodotti che già abbiamo messo in commercio e che sono appunto il CR Program nel caso dei tumori, il Synchro Level, quindi abbiamo potenziato ulteriormente questi tipi di trattamento, proprio dietro anche richieste dei pazienti, ha capito, perché in questo periodo in cui ne discutevamo prima di, di venire qui alla trasmissione con i colleghi, le, i, le malattie virali sono diventate endemiche, sono importanti, sono, probabilmente ci saranno sempre nuovi virus. Abbiamo ah, sì, già parlato del virus eh, eh, X, sì, esatto. non so come facciano a quelli dell'OMS <ride> esatto, a fare una simile eh, previsione, beh, però fidiamoci che ci ecco, riusciranno eh, non, non, non cadere la provetta. Ok, noi però siamo già perché penso bene, <ride> volevamo essere seri e soprattutto non andare a caccia di polemiche, ce l'avamo no, ripromessi. No, però. no, non, non andiamo a caccia di no. nessuna polemica. Va bene, allora, ma il nostro pubblico mm, che mm. ci ama e ci segue è, è molto aperto e molto informato soprattutto. Esattamente. E quindi abbiamo messo questo prodotto Grazie. in commercio. Che per ore appunto eh, si usa in gocce perché abbiamo pensato anche ai bambini, no? e, e, cioè, A volte fare lo spray i bambini non, non lo prendono volentieri, invece con le gocce noi possiamo dare i dosaggi giusti sia ai bambini sia agli adulti ma anche agli anziani. Agli anziani. Ma pensi anche ormai eh, anche so agli animali? animali. Ai no, nostri sì, ripet, sì, 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 ci sono. E negli animali, con i veterinari che appunto prescrivono questi prodotti, sono dei risultati incredibili, sono molto più attivi negli animali che non nell'uomo, perché nell'uomo i fattori psicologici eh che sì. possono rallentare la guarigione, eccetera, eccetera, non ci sono. Lì le risposte sono immediate e sono molto efficaci. Quindi abbiamo anche tutta la dimostrazione dell'efficacia negli animali e, e questo nuovo prodotto diciamo è veramente molto efficace quindi noi abbiamo preferito farlo in gocce perché appunto come dicevamo nei bambini bisogna dare le gocce giuste insomma sì, e soprattutto no, non ci deve essere la componente alcolica perché i bambini non hanno non c'è la componente alcolica, questo appunto è un estratto d'arancio appunto e anche di buon gusto quindi e non ha appunto conseguenze di nessun tipo negative noi lo somministriamo negli adulti in gocce quindi 30 gocce che vuol dire una pipetta intera senza più contare le gocce abbiamo visto che si tira il liquido dentro la pipetta alla... si sì, corrisponde cioè... il dosaggio alla pipetta pietra, intera, intera. Eh, questa appunto funziona benissimo ed è la dose che noi facciamo tre volte al giorno nei bambini noi diamo una goccia per chilo di peso corporeo, quindi oltre i 30 kg sono 30 gocce, anche in quel caso non si va oltre, ma sì. nei bambini più piccoli naturalmente i dosaggi sono inferiori. Benissimo, a questo punto però, eh, professor Biaba, è indispensabile, non perda la pazienza, no. perché io tutte le volte le chiedo di raccontarci, di spiegarci in poche parole il suo concetto di epigenetica sì. e soprattutto questo concetto di informazione, perché i nostri telespettatori si chiederanno... Come, come possono funzionare esatto. queste proteine tratte da, da un pesciolino che condivide il con nostro noi pro, con noi? Esatto. Con noi tutte le proteine. Sì, no? quindi buona parte del patrimonio genetico. Esatto. Noi ci diamo tante arie, esatto. ma un pesciolino ha quasi esatto. tutto del nostro patrimonio. Allora appunto noi appunto, siamo riusciti a capire come appunto, riprogrammare le cellule tumorali perché in realtà le cellule tumorali sono cellule staminali tumorali, sono cellule indifferenziate che non hanno compiuto tutto il loro percorso evolutivo e si sono bloccate in una fase di moltiplicazione compresa tra due fasi di differenziazione. Allora, in quel caso, io ho studiato molto bene appunto come si formano i tumori e come queste cellule tumorali possono essere riprogrammate, perché ho avuto anche la fortuna di conoscere, eravamo diventati amici, il professor Tomatis che era mh, del mh, direttore generale dello IARC e il quale mi aveva mandato tutte le monografie scritte fino allora e lo IARC è l'agenzia la, internazionale sì. dell'OMS di Lione che è la più importante del mondo nella classificazione dei cancerogeni ambientali e leggendo tutti i 50 volumi che mi aveva mandato in quel momento mi ha raccolto che un'osservazione molto importante eh, poteva essere utile per concepire nuove terapie oncologiche riguardava i diversi effetti che le sostanze tumorali hanno durante la gravidanza. Se noi somministriamo dei fattori durante la gravidanza eh, 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 che danno origine a, a un tumore, non si riesce mai a appunto, indurre un tumore nella prole quando questi, protei, questi diciamo, fattori agiscono nel periodo in cui si formano tutti gli organi apparati. Finita l'organogenesi invece si inducono tumori nella prole. Perfetto, quindi in un periodo, periodo del, primo, preciso del, primo del primo trimestre è impossibile appunto indurre tumori. Finito quel periodo si inducono tumori. La domanda era perché prima no e dopo sì, eh. che succede? Appunto, succede che da un'unica cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si formano le cellule staminali pluripotenti, multipotenti, ergopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti che formano il nostro corpo. L'idea è stata che in quel momento preciso, se noi preleviamo i fattori che danno origine a questi eventi differenziativi. E le somministriamo appunto nei nel caso di pazienti con tumori, questi sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali. La famosa informazione, informazione. no? Informazione. E quindi. Infatti, tra infatti trasferiscono proprio l'informazione. Come agiscono appunto questi fattori? Loro bloccano il ciclo cellulare delle cellule tumorali e poi fanno due cose: tentano di riprogrammare i danni che sono all'origine della malignità e se i danni sono troppo, eh, sono, non sono troppo gravi e possono essere riprogrammati, quelle cellule vengono effettivamente riprogrammate e le cellule si rinormalizzano. E abbiamo visto che alla fine di questo trattamento le cellule che sono vive non sono più cellule tumorali, ma sono cellule normali differenziate, quindi sono state riprogrammate. Ma accanto a queste cellule appunto, riprogrammate troviamo anche molte cellule che sono andate... In morte cellulare programmata, si chiama protosi, e, e queste cellule che sono morte sono quelle che non possono essere riprogrammate. In quel caso, pur di non lasciar passare una cellula tumorale, si inducono e si attivano i geni della morte cellulare programmata e le cellule muoiono. Quindi, o che muoiono o che si differenziano, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. In questo modo, noi riprogrammiamo le cellule. E l'osservazione è stata importante perché. Appunto, questi fattori sono fattori che sono quelli che portano una cellula completamente totipotente a differenziarsi in 252 tipi di tessuti diversi che costituiscono il nostro corpo. Quindi, loro trasferiscono un'informazione precisa dal microambiente attorno alla cellula tumorale al DNA. Eh, questa è stata la scoperta che appunto ha permesso eh, di eh, aprire il grande capitolo dell'epigenetica perché io questi, questi lavori li ho fatti alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90 del secolo scorso e allora quando si parlava di epigenetica nessuno ci credeva perché stavano sequenziando tutto il codice genetico, allora esatto. tanti soldi erano stati spesi, c'era il progetto Appunto, di sequenziamento di tutto il genoma. C'era grande attesa la anche grande per attesa, le terapie Esatto, geniche, Quando tutto. poi, finalmente, nel 2002, è stato sequenziato tutto il genoma e c'è stata una grande cerimonia con Clinton che, in modo un po' pomposo, aveva detto: eh, Oggi è un grande giorno perché abbiamo capito finalmente qual è il linguaggio di Dio. Allora, io a quel punto ho pensato: Bene, adesso vedrete che questo non è nessun linguaggio di Dio, ma che dovete cercare altrove. Esatto, che e ve allora, ne fate di tutto quel sequenziamento eh, eh, infatti? Portanto. E allora sì. appunto l'epigenetica a cui nessuno credeva in quel periodo è diventato il, 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 parte della ricerca più certo. importante in campo oncologico e oggi appunto ancora adesso l'epigenetica è quella che va appunto per la cosa più importante insomma della ricerca. E sull'epigenetica noi abbiamo fatto tutti i grossi studi di cui adesso parliamo, appunto la riprogrammazione delle cellule tumorali, ma anche, come vedremo, la rigenerazione di tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali. Ma anche il blocco dell'invecchiamento e il prolungamento della durata della vita. Beh, quindi, vita con, in buone con... condizioni, sì. così la vogliamo la vita. Sì. certo. Cioè, quindi, Bene, quindi parliamo di cura, di perché cura. purtroppo ha già sviluppato le malattie, ma anche di prevenzione. Di prevenzione, sì, assolutamente. Questo è importantissimo. Eh, eh. È sì. Il messaggio più importante che vorrei passasse ai nostri telespettatori. Quindi tutto eh, ha fatto un gran lavoro febbrile perché quando ci siamo trovati era prima delle feste, sì. ma abbiamo messo eh, a punto sì, un appunto... prodotto che i nostri telespettatori e quindi i suoi pazienti troveranno di semplice utilizzo ma che è frutto di una grande ricerca. Però. Sì, 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 devo dire che appunto abbiamo dovuto ricercare a lungo e adesso questo prodotto che si chiama appunto Cell Integrity Defend può essere associato al sincro level, al CR program, eccetera, per i tumori e eh, d'altra parte poi abbiamo gli altri prodotti che già conosciamo e che rigenerano i tessuti e che appunto <coughs> diciamo così aumentano la memoria nel caso dell'Alzheimer, eh, migliorano le condizioni del Parkinson e soprattutto nella sclerosi multipla, per esempio, abbiamo tanti pazienti che ci hanno scritto delle email proprio che a volte un po' commoventi anche perché erano in carrozzella molti di questi pazienti, e quando hanno preso i nostri prodotti, che poi i colleghi certo, li scriveranno. Sì, li eh, nella esatto, parte. Eh, diciamo così, non solo hanno camminato in modo autonomo, eccetera, ma molti hanno scritto dicendo. Pensavamo che avessimo dei risultati solo a livello del nostro corpo, invece devo, dobbiamo dire che abbiamo dei, dei risultati eccezionali a livello mentale perché noi siamo tornati come quando, quando eravamo giovani e abbiamo una voglia di vivere incredibile e adesso stiamo molto bene, siamo felici. Quindi eh. così. Sono belle cose e sono finalmente per lei delle buone soddisfazioni dopo una vita dedicata proprio Sì, direi che appunto abbiamo dovuto andare con studi, i piedi ricerca. di piombo, molto tranquilli, abbiamo dovuto appunto fare in modo che questi prodotti fossero classificati come integrativi e non sostitutivi delle terapie farmacologiche tradizionali. E quindi diciamo così, anzi con la chemioterapia noi abbiamo fatto varie ricerche dimostrando che se noi associamo i nostri prodotti ai chemioterapici, per esempio nel tumore del colon, l'efficacia dei chemioterapici aumenta moltissimo, per esempio col 5 gli e gli effetti collaterali diminuiscono. Nel, nel eh, questo è un altro ehm. fattore da considerare perché mm. spesso le cure sono drasticamente pesanti sì. e molto tossiche. Sì, sì. È un, è migliora tantissimo la qualità della vita e anche dal punto di vista terapeutico, per esempio, alcune forme di tumori. Trattate solo col 5 floruracile, abbiamo visto che la risposta terapeutica era quella che di rallentare il tumore del 35% e la curva di crescita, aggiungendo i nostri fattori il blocco della curva di crescita è, in, è diventato del 98%. Quindi è cambiato profondamente la risposta terapeutica, è migliorata moltissimo. Quindi in questo caso noi appunto li si associamo anche sia ai chemioterapici che anche agli anticorpi monoclonali, perché abbiamo visto anche con gli anticorpi monoclonali un potenziamento della risposta terapeutica notevole. Quindi andiamo tranquilli perché noi, ad esempio, se viene un paziente da me, io non gli dico mai di sospendere le terapie che gli oncologi hanno prescritto, anzi di continuarle tranquillamente associando a questi i nostri fattori che sono appunto più efficaci nel ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia o degli anticorpi monoclonali e nel migliorare la risposta terapeutica. Quindi messi in questi termini anche le ditte farmaceutiche hanno capito che, non vale, cioè, che va bene. Insomma. Chiaro. Mm. Allora noi siamo una trasmissione, lei sicuramente ha un pubblico e soprattutto ha uno stuolo di pazienti ma anche di, di persone che la conoscono perché ha una fama ormai grandissima, ecco. penso sì. che sia uno dei ricercatori italiani più, più famosi. Ma ehm, la cosa secondo me da rimarcare è che lei non si mette mai in una posizione ostile, anche se devo dire la verità che spesso noi come trasmissione come televisione abbiamo dei detrattori feroci perché si appigliano a qualunque cosa, ma eh, qui non c'è mai stato lo scontro con la medicina ufficiale. No, ecco. no, però no. c'è la possibilità di offrire un aiuto. Prego, dottor Pisano. Noi la medicina ufficiale la conosciamo, ecco. la onoriamo e siamo abilitati. Questa è medicina ufficiale, c'è da studiare però. Ah sì. Non c'è da, da C'è sì, studiare, c'è da studiare. Sì. Poi dopo le censure, per quello, dove non c'è informazione, arriva la censura. Ma noi i pazienti non li mettiamo fra l'incudine e il martello perché siamo convinti che le terapie vadano, ma soprattutto per non sottrarre i pazienti a tutto il follow-up che è fatto di PET, è fatto di risonanze, è fatto di esami estremamente costosi. Poi qualcuno giudicherà. Certo, no, eh, sembra un po' una nota stonata in questa Perché trasmissione, ma cioè, siccome siamo proprio sempre attaccati, adesso ci sono dei blog eh, medici che appunto per si per appigliano questo. ogni parola che diciamo, però penso che non solo abbiamo la coscienza a posto, ma abbiamo l'onore eh, di, di portare in studio persone che valgono davvero, medici che... Che hanno un buon cervello, ma anche sono brave persone, questo è importantissimo. Etica. Si chiama etica. etica. Si chiama etica, si chiama etica. E brava dottoressa. Sono insegnata, credo, anche all'università. Infatti. Mm. Sì, ecco, io non ho i vostri studi, però immagino che sia una cosa importantissima sì, nel infatti, rapporto con il paziente. Noi pazienti. abbiamo questi colleghi, appunto, che sono qui anche stasera e sono bravissime persone, oneste dal punto di vista intellettuale, grandi lavoratori, ricercatori. E questo ci conforta, no? Perché avere dalla nostra parte i medici migliori che ci aiutano in questi difficili percorsi e condividono con noi queste visioni che ho cercato di esprimere in modo sintetico, direi che è molto importante, no? Certo, ma l'approccio al paziente deve essere, in, indipendentemente dalla patologia, perché non esiste la patologia, esiste il sistema, cioè l'organismo è un sistema e l'approccio deve essere... Listico, appunto, certo. Quindi tenere conto sì dell'alloterapia eh, tradizionale alla quale tra l'altro noi siamo cresciuti e formati, certo. ma soprattutto tenere conto delle nuove eh, prospettive che offrono eh, delle sostanze che sono assolutamente naturali ma che hanno una potenza incredibile anche nelle patologie neurodegenerative di cui io mi occupo, quindi Alzheimer, sclerosi multipla e eh, quant'altro. Eh, dove eh, associare alla terapia tradizionale dei eh, fattori vitaminici ad a determinati dosaggi con certe modalità, eh, oltre ai prodotti appunto citati del, del professore che io utilizzo insieme appunto a dei ehm, chiamiamoli protocolli, ma io detesto la parola perché sono dell'idea che i protocolli siano fondamentalmente per persone poco intelligenti. Eh, perché le terapie vanno cucite addosso alle persone. Parole molto sagge, ecco. mi spiace ma devo interrompere perché abbiamo lo stacco pubblicitario che per noi comunque è un momento importante. vitale <ride> e quindi eh, invito i nostri telespettatori a seguirci, a telefonare, avete già capito di cosa parleremo, e, a seguirci, è importante. Ben ritrovati, in questo momento siamo in diretta, poi magari seguirete anche le repliche. Vi devo fare una piccola comunicazione di servizio senza togliere troppo tempo alla nostra trasmissione che è di per sé interessantissima. Siccome ci chiedete sempre più spesso come vedere in varie parti d'Italia i nostri programmi integralmente, eh, ringraziamo intanto le televisioni che ci ospitano, però chi volesse proprio seguire integralmente la nostra programmazione, va bene, in Lombardia vi ricordo Lombardia, Piemonte Orientale, Emilia Romagna Nord, il canale è il 17, cioè il 17 sul telecomando. In Emilia-Romagna invece in maniera specifica funziona l'82 sul telecomando, lì vedrete tutta Telecolor dalla mattina alla sera, Liguria il 17, la Valle d'Aosta il 19 e poi ci attrezzeremo anche per altre regioni. Detto questo stavamo toccando anche durante la pubblicità degli argomenti importantissimi con i nostri ospiti perché... Mh, nel titolo abbiamo messo riprogrammazione, però qui andremo a vedere anche che andiamo a toccare argomenti molto sottili, molto delicati, ma che danno anche una grande speranza a questi pazienti che devono affrontare ogni giorno delle malattie molto gravi, quindi con una qualità di vita spesso compromessa. Stupefacenti alcuni termini, ma capiremo perché. A questo punto Sfrutto la presenza della neurologa in studio, se lei ci certo, permette, dottor ma ci Biava, potete intervenire in eh sì, qualunque ma momento perché siete tutti mm. microfonati, mm. per eh, chiederle di scendere un pochino proprio nel dettaglio su alcune eh, patologie proprio tipiche, che si va dalla perdita della memoria fino a quelle neurogenetiche. Degenerative, la, lei le ha citate prima, l'Alzheimer in primis, ma pensiamo a quante demenze ci sono, sì, ecco. ci sono. Addirittura leggevo che dopo i 50 anni quasi tutti siamo sottoposti a un processo di demenza. Questo, mm, no, eh, non questo di è demenza, bruttissimo. Ecco, che ci sia ecco. una perdita neuronale. Eh. Mm. È vero, diciamo che fa parte della senescenza dell'invecchiamento che può essere rallentato. Che cos'è in effetti, diciamo dal punto di vista biochimico, la, la demenza? È un accumulo di sostanze fibrillari. No? che hanno un'azione tossica sulle cellule che degenerano, muoiono. Ma questi processi sono, in realtà, eh, possono essere rallentati, in alcuni casi bloccati. Esistono dei modelli sperimentali, come accennavo prima, fatti su animali, su topi in cui viene indotta artificialmente la demenza o il Parkinson, che è un'altra patologia neurodegenerativa. Ed è possibile bloccare, in alcuni casi, invertire non dico invertire il processo ma sicuramente recuperare parzialmente anche gli aspetti cognitivi. In che modo? Perché ci sono tutta una serie di eh, sostanze, tra l'altro alcune fanno parte anche dei prodotti del professor Biava, come la vitamina D ad esempio. Tutti sanno che la vitamina D eh, fa bene alle ossa passatemi il termine anche la signora diciamo della... in realtà è un potentissimo antiossidante perché Invecchiamento avviene con i meccanismi ossidativi È un antinfiammatorio naturale. L'infiammazione è alla base di qualsiasi processo, sia neurodegenerativo che tumorale. L'infiammazione cronica in realtà è quello che va bloccato noi con, con somministrando queste sostanze di origine naturale in associazione alle terapie tradizionali, cosa facciamo? Abbassiamo l'infiammazione alziamo l'immunità buona che è fondamentale per il sistema nervoso, per l'androgenazione e perfino nei tumori. Perché? Perché eh, il nostro sistema immunitario in realtà è un sistema perfetto che se eh, mi passi il termine blando, coccolato, è in grado di agire efficientemente e di ehm, difenderci da tutto, tumori inclusi, attraverso diciamo un insieme di ehm, sostanze, di, di, ripeto, di origine naturale, fatti di vitamine integratori, e zinco, vitamina A, poi della, invece del ruolo della zebrafish, parlerà il professore che l'ha scoperta. Ecco, ecco, però nei nostri integratori appunto, adesso lei sta facendo questo discorso giustissimo, noi abbiamo messo appunto tutte le altre vitamine, acidi tutto, e, tutto, sì, sì, e sì. poi anche altri, altri prodotti, per esempio per i tumori il mio inositolo che ha un effetto molto importante nel rallentamento dei tumori, invece nella rigenerazione dei tessuti, nel, nell'Alzheimer, così abbiamo messo degli antiossidanti importantissimi e quindi abbiamo tutti questi prodotti con il dottor Pisano, eh, siamo riusciti gli unici al mondo quella volta no? a rigenerare l'udito, la perdita uditiva, nelle ipocusie neurosensoriali che per definizione sono irreversibili. No. Nessuno mai al mondo era riuscito a far questo. Ti, no, con la Kifari, eh, stiamo facendo la collega, stiamo facendo l'analogo nelle vertigini centrali. Esatto che è la stessa cosa, cioè si parla di neurogenerazione neurosensoriale in cui teoricamente non esiste una cura. In realtà stiamo eh, vedendo, appunto, che i pazienti a cui somministriamo questi prodotti recuperano lentamente, quindi è possibile riprogrammare in realtà una, una ricrescita. Così come nella perdita della memoria, la, la sede della memoria è il famoso ippocampo, no? che è un po' dove viene stoccata eh, la memoria. Bene, in questi modelli sperimentali che sono stati pubblicati, anche da altri colleghi, somministrare degli, eh, queste sostanze di origine naturale, ripeto, um, ha determinato una rigenerazione delle cellule ipocampali, cioè delle cellule che presiedono alle, ehm, alla memoria. Questo, questo è il lavoro che abbiamo fatto noi per tanti anni all'Università di Milano con l'Istituto di Neurologia e appunto sulle cellule dell'ipocampo abbiamo visto come è possibile rigenerare le, queste cellule che sono andate in degenerazione e lì abbiamo capito davvero come funzionano questi processi di rigenerazione e riprogrammazione perché nel caso dell'Alzheimer è stato veramente eh, importante per noi, anche educativo da un certo punto di vista. Noi questi fattori, per esempio, di, eh, che prendiamo dallo zebrafish, queste pro proteine no, che sono le stesse del nostro corpo, le abbiamo divise in varie fasi, cioè la, la fase iniziale de de dello sviluppo dell'embrione, quindi c'è una serie di proteine che sono soprattutto rigenerative. Poi andando avanti ci sono le proteine che cominciano la differenziazione, fino a che alla fine, dopo 72 ore, il abbiamo, noi abbiamo seguito lo sviluppo di questo embrione dalla, dalla fecondazione fino allo sviluppo completo, 72 ore c'è la chiusura del processo di differenziazione e c'è il pesciolino completo. Nella, nella neurodegenerazione cosa abbiamo capito? Che se noi davamo tutti questi fattori presi in fasi diverse noi avevamo già una risposta positiva, nel senso che le cellule dell'ippocampo si rigeneravano no? e noi le mandavamo in, in neurodegenerazione con una sostanza tossica e, ve, e poi somministravamo i nostri fattori per vedere con, qual, quanto durasse e come avveniva la rigenerazione del tessuto. Ecco, dandogli le singole fasi noi avevamo una risposta già eh, di rigenerazione importante e statisticamente significativa. La rigenerazione era pari al 25-30%. Però io non mi ero accontentato a quel punto di avere una risposta così. Il ragionamento che ho fatto qual è stato? Ma se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli esattamente tutta l'informazione. Che la vita utilizza per auto-organizzarsi, cioè dobbiamo dargli tutte le fasi dall'inizio del, del processo di differenziazione alla fine. Dandoglielo tutto, che cosa è successo? È che noi abbiamo rigenerato l'80% del tessuto eh, dell'ipocamio. Una no, parola impegnativa, eh? Rigenerare? Eh, ma... Molto. Però, con... però appunto, noi senza necessità di. Terapia... Con il, il dottor Pisano. Quella, quella ricerca che abbiamo fatto sulle ipocusie neurosensoriali che come dicevamo per definizione sono irreversibili, le abbiamo rigenerate quasi in tutti i casi dei pazienti con ipocusie, ma sai cosa è successo? Che l'ho mandata a una rivista eh, degli Stati Uniti, americana, e che di solito prima di pubblicare il lavoro ci mettono tempo perché chiedono i referi, eccetera. gliel'ho mandata. Dopo due giorni l'avevano già pubblicata. <ride> sì, l'hanno su pubblicata serie. subito. Sì. Sì, 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 sì. Perché era la prima volta nel mondo che succedeva una cosa così. Posso dire una cosa? Pre sì, prego. Quindi tutte le ricerche, per sintesi, anche visto che siamo monitorati dai colleghi, tutte le ricerche che sono state fatte nell'ippocampo, la dottoressa Chifari è sottoscritto le porteranno avanti in un'altra frontiera, perché noi ci integriamo molto bene memoria, rinoencefalo, ippocampo sono integrati. Assolutamente. Non, non entrano nel tuo campo, però alla fine il pro la prossima sfida sarà quella di entrare nei disturbi centrali del rinoencefalo l'olfatto, questo organo negletto. <ride> negletto perché quando arriva dal punto di vista degenerativo si salvi chi può. Certo. Sto usando dei termini per accorciare, quindi alla fine questo è un tentativo di comunicazione. Abbiamo le risonanze, abbiamo tutte le ricerche, ci devono essere dei sinergismi. Qui manca l'oculista, perché la terapia delle ricerche del prof spingono alla degenerazione della retina. È tanta roba. Signori colleghi, per favore, collaborate. Un oculista che venga qua a darci una mano, a sostenerci con gli esami. Ecco, noi abbiamo già avuto delle risposte molto importanti in alcuni eh, deficit di, di visione, no? per esempio appunto nella maculopatia sudativa, che è dovuta al, a una neoangiogenesi, cioè sì, alla neo la formazione di nuovi vasi, di vasi che, che formano una specie di tessuto davanti alla retina eh, e, e quindi offuscono la visione, no? la deformano nei contorni e la offuscano. Noi utilizzando in questo caso i fattori che riprogrammano le cellule, quindi fattori che usiamo nei tumori intanto per intenderci, blocchiamo la neoformazione di nuovi vasi e, si, eh, e, e, la, e la, la membrana che offusca la visione scompare. Certo, è ma è razionale perché anche nelle iniezioni, mm. quelle che fanno mm. che sono, e che non danno a volte risultati, dei risultati no. sperati, purtroppo, eh. si rifanno proprio a è una terapia antitumorale, no? l'antigeni. Sì, esatto, in quel caso, ma abbiamo dimostrato che con e le nostre proteine, riuscite? che sono piccole molecole che vengono assorbite facilmente a livello sublinguale, non è necessario fare questo, perché la, appunto... Noi blocchiamo completamente la neuroangiogenesi e scompare appunto l'offuscamento della visione e la, e la membrana che si forma davanti all'occhio, all insomma, no? Quindi, mentre nella, eh, quella degenerativa, che stiamo studiando appunto con il dottore con la e dottoressa. adesso con la dottoressa, quella noi la trattiamo nell'altro modo, cioè utilizziamo i fattori che rigenerano i tessuti, no? Quindi vede, a seconda della patologia noi usiamo un tipo di trattamento o un altro certo, tipo di secondo, trattamento. Secondo, chiaramente nelle patologie neurodegenerative dobbiamo rigenerare i tessuti, cosa che fino a poco tempo fa era considerata impensabile grazie alla scoperta del professor Biava e i suoi studi sulla zebrafish, integrando appunto con tutti i fattori noti integ integratori, vitaminici, C che agiscono in senso um, antinfiammatorio bloccando diciamo anche tutti i processi ossidativi che determinano l'invecchiamento e questo fa sì che eh, da questa sinergia si ottengono dei risultati veramente ragguardevoli le lascio immaginare la ricaduta eh, anche in termini eh, sociali perché ricordiamoci che per dare dei numeri eh, le patologie neurodegenerative l'alzheimer di cui abbiamo parlato miete qualcosa come eh, mila vittime all'anno soltanto eh, in Italia, e, eh, e si pensa che eh, raddoppieranno nei prossimi anni per i fattori anche esterni, cioè, cioè, diciamo. Sì, anche i fattori ambientali, sicuramente. I fattori, ma... sì, i fattori ambientali sono determinanti uno sì. per tutti l'inquinamento da metalli pesanti per esempio e ce ne sono poi tantissimi di varia natura tossica che possono essere eh, perché l'epigenetica Sono sì, sottoposti a molti insulti, sì, sì, questo sì, molti insulti che è, agiscono sul nostro sistema immunitario e promuovono lo, anche la degenerazione la degenerazione può essere rallentata e bloccata e poi soprattutto al di là delle patologie io eh, tengo molto alla prevenzione cioè io ritengo ritengo che bisogna agire prima e anche eh, con, somministrando, diciamo, a parte, mh, come diceva Ippocrate, quello citato, il cibo è, può essere la metà della terapia, mh, lo stile di vita, la somministrazione adeguata di integratori scelti. Saggiamente e tailorizzati sul paziente, perché devono essere cuciti sul paziente nella quantità, nella modalità e nella qualità, questo può prevenire anche patologie degenerative in situazioni in cui c'è una familiarità. Eh? Cioè, questo, è importantissimo. E questo è importantissimo, secondo me. Certo. Vi interrompo solo un minuto, anche i nostri telespettatori devono avere un attimo di pazienza, perché quello che andrà in onda non è uno spot semplice, ma super, è un super spot. Pochi secondi. dai laboratori di ricerca Nova Cell Biotech, la linea di integratori alimentari e cosmetici Cell Integrity, Cell Reprogram e Royal Cells, prodotti innovativi e unici, formulati dal dottor Biava per migliorare le funzioni del sistema nervoso, immunitario, per ridurre le infiammazioni, l'affaticamento fisico, per rigenerare le cellule e soprattutto per migliorare la qualità della vita, per la cura della pelle e per contrastarne l'invecchiamento, formulati con un'alta concentrazione di ingredienti. Naturali Novasel, impegnati nella ricerca per il tuo benessere. Bene, penso sia stata una pausa utile perché spesso ci chiedete dove li troviamo, ma quali sono e quindi abbiamo fornito una risposta. Allora abbiamo interrotto la dottoressa Chifari, però il concetto penso che sia passato molto bene quindi. E purtroppo abbiamo veramente tanti insulti, i numeri sono disperati perché se parliamo di alzheimer o di demenze è brutta cosa, abbiamo fatto un accenno anche alle patologie della retina, alle maculopatie fanno stragi, c'è cioè un sì. esercito sì. Di, di persone nel mondo ecco. e sì, purtroppo avviene, tutto questo avviene anche in un'età in cui si è un pochino più fragili, no? Per cui, cioè... Ehm, eh sì. Sembra di essere proprio aggrediti su tanti fronti. No, Io direi adesso invece di passare la parola al dottor Pisano che anche lui dal suo punto di vista, dal punto di vista cioè del, dell'otorino, quindi siamo sempre in questa parte <ride> del corpo. Patologia craniale. Perfetto. Allora, abbiamo già anticipato, ha ottenuto dei risultati stupefacenti, direi quasi incredibili, perché il discorso dell'udito, cioè è proprio. E quella volta là è stato importante, no? Perché. Sì, quando, eh? Diciamo che. Ma sì, io, io ti affianco, lo sai, quindi alla fine studiare, ripercorrere il percorso, come si suol dire, anche perché tu con semplicità. Hai parlato dell'intuizione che ti ha suggerito di dare tutto il programma in una rigenerazione. Ma questo è laude sapere, è un concetto filosofico. Prima di arrivare alla ricerca che hai fatto te, c'è un concetto mentale: l'appiattimento dei colleghi a qualcuno che decide per loro e fornisce dei protocolli. Io lo trovo. Scandaloso. Abbiamo detto niente polemiche. Ma no, cara. ma no, cara, ma poi alla fine il problema è questo. Lui, in questo sintetizza, si è affiancato dall'Aslo certo. e non solo da Romagnoli. Mm. Ma bisogna leggere i liberi. La medicina delle informazioni è un iter epistemiologico che arriva all'Aslo. Certo. Sì, sì. Per chi quindi, non sa chi fosse il sì, filosofo della scienza, Ma è... Il, è il maggior filosofo della scienza vivente, candidato due volte al Nobel. È è... Vero, è vero. ha pubblicato. Io mm. cioè, sacrifico parte perché voglio suggerire alle persone di star bene, ai colleghi, di star bene col cervello, di recuperare il pensiero filosofico. E poi dopo si parla di medicina che tecnica, e tu non è che l'hai trascurata. Certo. Ecco qua i libri, sì. Eccoli qua. Adesso ho finito di leggere. Dal segno al simbolo, sì. interessante. Anch'io eh, sì. ce l'ho quello. E quello è tanta roba. E, sì. e poi no, vabbè, c'è. Beh, quale, ci ci le... quale ci consiglia? Indispensabile, quale lettura ci consiglia? Vabbè, tutte Ma sarebbe il massimo. Sì, sono, diciamo, quel... quelli più facili, sì. Potente. Sì, avevo eh. ero rimasta affascinata dal titolo, però, questo non ho letto Parlare, al cancro. Parlare al cancro. Mi ricordo sì. che avevo. Cioè, la prima volta tra di noi è stata la, la lettura di una, una rivista dove appunto si traeva spunto da questo libro, io ho detto lo voglio conoscere quell'uomo ah, lì, sì. lo voglio In assolutamente sinistra, incontrare. Eh. Abbiamo con la potenza del linguaggio grafico il congiungimento tra le tue ricerche e le ricerche del campo vivente, il campo morfogenetico. Sì. È una cosa immensa, perché noi diamo per scontato che una cellula totipotente segua un linguaggio molecolare a cui corrisponde un linguaggio elettromagnetico. E diamo tutto per scontato, ma la vita è molto più complessa, non è solo materiale. E quindi c'è anche tu, dai anche studi di questo genere qua, non li hai fatti con nessuno, li hai fatti con il professore Giuseppe Vitiello, cioè parliamo di cattedratici. Adesso però e eh, qua invece c'è mm -hmm. la, maggior la maggiore letteratura tua. Sì, 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 certo. Beh, poi basta andare su, sui motori di ricerca. So che abbiamo Beh. molti telespettatori che amano leggere, quindi abbiamo dato e qui, questo certo. importante è tanta suggerimento. Roba. È difficile questo però per un. perché ah, sì, non è questo, biologo sì. medico, eh, prof. Sì, è cioè, abbiamo cercato di, di eh, semplificare molto. Ma eh, lì sono contenute tutte le ricerche che dimostrano come appunto sia possibile riprogrammare le cellule tumorali, rigenerare i tessuti. Adesso fra due o tre giorni dovrò andare a un convegno qui a Milano sull'anti-aging, anti-invecchiamento mm -hmm. e anche lì in questo libro ci sono tutte le ricerche che abbiamo fatto che eh, hanno dato dei risultati. Lei si ricorda che Yamanaka ha preso il Nobel nel 2012 perché... Era riuscito appunto introducendo quattro geni staminali in una cellula completamente differenziata come quella del tessuto connettivo, un fibroblasto, e aveva trasformato questa cellula differenziata in una cellula staminale puripotente indotta. Aveva acceso questi geni staminali, per cui questa era diventata una cellula giovane, indifferenziata, e per questo ha preso il Nobel, eccetera. Noi, senza fare, le sue ricerche sono importanti, però siccome ha fatto una manipolazione, poi questi geni staminali che sono sempre accesi rischiano di fare in modo che questa cellula... Diventare tumori Esatto, che questa si moltiplichi continuamente, quindi noi poi dopo dobbiamo riprogrammarla per, per, per frenare. Per, la, per frenare. Questa, sì. Invece questa con, con l'epigenetica, eh, non, non siamo noi che facciamo queste cose, è la vita che contiene l'informazione, ecco l'informazione. Certo. Che e poi è fatta di proteine e acidi eh, esatto, e ribonucleici, esatto. sono quelle cose lì, eh? non pensate all'informazione come parole, è no, un linguaggio no. diverso della natura. Ma questo significa che ci sono delle molecole che danno istruzioni dal microambiente al codice genetico e dicono ai geni tu ti accendi, tu ti spegni, tu fai questo, tu fai quest'altro e così meraviglia. via. Sì, Mi gli fa diamo, caponare la pelle. Gli diamo alla... le istruzioni, ha capito? Per quello è un'informazione, no? L'epigenetica può... La scoperta dell'epigenetica appunto è stata fondamentale. Io mi ricordo che negli anni 90, quando io parlavo di epigenetica, i miei colleghi dell'Università di Pavia, dove io ho studiato, eccetera, che, che mi, mi ritenevano uno studente bravo, insomma, perché avevo preso tutti i 30 lodi, un 29, quindi alla fine eh, mi conoscevano. E quando dicevo che no, sì, il codice genetico è importante, ma no, ma, però c'è un codice superiore a questo, che è epigenetico. loro mi guardavano in modo strano e io ridevo perché pensavo tra me, ma se avete ragione voi sono il primo a smettere, ma se io dimostro, finché dimostro che invece va come dico io, eh, io vado avanti. Quella volta appunto si faceva fatica a pubblicare sulle riviste scientifiche lavori di epigenetica, però come in, in, sempre, c'è sempre qualche eh, eccezione che ti permette di fare le pubblicazioni. Per esempio avevo trovato un professore dell'Università di New York che era bravissimo, lui era presidente di questa eh, associazione mondiale che le, era l'International Academy of Tumor Marker Oncology, c'era una rivista che si chiamava in, appunto in questo modo e avevo pubblicato lì le, tutte le, le prime ricerca sull'epigenetica questa rivista però non è presente in PubMed anche se è presente in Index Medicus e eh, Science Citation Index eccetera ma però la gente oggi va i medici e tutti vanno a vedere PubMed e queste cioè, non, vero, si, sì, sì, non sì. si trovano però io le avevo pubblicate e quella volta appunto eh, io mi ricordo eh, quando si parlava di queste cose, nessuno ci credeva. Eh sì, il vuoto Fini assoluto. Finito la sequenziazione del DNA nel 2002, no. no. quando si è capito che appunto la, um, il DNA non sa fare niente, è come il disco mm. rigido di un computer che se non è programmato, lui è lì mm. e dice datemi l'istruzione che io faccio. Ecco, e l'epigenetica è l'istruzione. E noi abbiamo sì. dato l'istruzione. E a quel punto noi siamo riusciti Accendere gli stessi geni che Yamanaka aveva trasferito con, appunto, un, in modo artificiale, diciamo, nel DNA e, e quindi accendiamo gli stessi geni ma senza i rischi di averli sempre accesi. Perché ecco, noi. Che, come ha spiegato è molto, bene anche la dottoressa, esatto, poi possono provedere. Noi accendiamo, ma quando non è più necessario, noi, togliendo l'informazione appunto. Distruzione del DNA si blocca. Perfetto, noi su questo ci fermiamo per restituire la linea alla regia, per la pubblicità e poi saremo molto concreti sulle patologie. Voi potrete telefonare a parlarci dei vostri problemi. Grazie. Bene, vi ringraziamo per le vostre già numerose telefonate molto, molto interessanti che ci fanno capire che eh, siamo nel campo giusto perché purtroppo molte persone eh, devono affrontare patologie molto serie. Adesso direi di fare qualche esempio, con i vostri pazienti, con i risultati che avete ottenuto, le patologie che vi danno più soddisfazione, quelle che sono ancora un po' più ostiche. Sincerità per sincerità proprio. Su cosa state io lavorando? Direi che intanto visto che ci sono loro che sono lui sta facendo ancora ricerche, no? no? Stiamo ricercando con appunto la dottoressa Chifari l'efficacia nelle vertigini centrali che non è cosa da poco. No. Io no, rimango nel mio ramo, te nel tuo e ci incontriamo ci integriamo. Ma cosa sono queste vertigini centrali? Prego. Ci spiegate? Quindi um, le vertigini, vabbè, diciamo, per parlare un linguaggio comprensibile ai pazienti, io quando uh, intanto vanno distinte tra vertigini oggettive e vertigini soggettive, che cosa vuol dire? Se il paziente vede la stanza girare intorno a lei o, o viceversa lui che gira intorno alla stanza, perché questo è... Ah. Um, eh, consente di fare alcune differenze e hanno appunto un'origine a livello del sistema nervoso centrale sono di spesso di natura degenerativa. E allora, eh, diciamo, noi eh, ci, con, ci confrontiamo perché sono naturalmente in questo caso i nostri campi si embricano e devo dire abbiamo avuto dei risultati utilizzando eh, questi prodotti eh, che promuovono la rigenerazione neurosensoriale perché anche a livello, eh, diciamo, delle vertigini, la ragione eziopatogenetica, cioè la, la causa è la stessa delle, eh, dei problemi eh, neurosensoriali eh, dell'udito che loro che hanno... Non che tutto originasse nell'orecchio no, nel no, no, quello no, interno. Cervello, Ero sempre rimasta la più scusatemi, <ride> no, quindi non in è realtà, quello, no? In realtà non nelle... sono. Esatto, sono degli affettori, però lo, eh, diciamo il nucleo fondamentale. Quindi è un problema serio? Sì. È un problema molto serio, può invece essere invece un problema me. molto no. serio. Che per averne sofferto sai so che non torino, puoi uscire, eh. non puoi muoverti. Non scherzando, non puoi, no. non puoi muoverti. E sappiamo che anche la nostra Presidente del Consiglio, quando è sparita per, sotto le feste di Natale, aveva un, questo genere di problema. Litiasi, sì. Posso non integrare so. un attimo quello Prego. che hai detto te giustamente? Allora, mettiamo che. Allora, facciamo due blocchi. Una persona ha un orecchio leso. Nell'orecchio c'è la funzione acustica e la funzione vestibolare, equilibrio. Leso, una patologia, non entriamo. Però è sempre il cervello che decide poi il compenso. Per cui il livello di eventuale degenerazione o no di quel cervello decide poi in quanto tempo e se il paziente esce da una lesione periferica. Andiamo sempre là, certo, certo. quindi io sono contento di essere affiancato da lei perché mi estende anche la possibilità diagnostica, mi supporta nella ricerca, e tutto sotto il prof. E sono due branche ci ci manca l'oculista <ride> però sappiamo che proprio anche la vista è il cervello e quindi è tutto Anzi, molto interconnesso. E, e, Anzi. Naturalmente: Caspita. i nerviotici, ecco, in questo caso visione. Quale prodotto del. In questo caso faccio un esempio: faccio un, esempio. un paziente ha una lesione. Usiamo un linguaggio anche comprensibile a casa, ha una labirintite. la mm. okay. un labirintite può avere anche cause virali. È giusto, eh, io lo so che... però stiamo dialogando io e te per arrivare... Certo, Quando il paziente di dire, non, si ne... libera, non si libera dalla vertigine, nei tempi corretti, ha fatto anche dei farmaci che funzionano, noi dobbiamo evocare la neurorigenerazione. Questo. Quindi entriamo nelle terapie del prof. Non perché gli diamo un farmaco sintomatico, perché mettiamo il cervello nelle condizioni di effettuare una neuroplasticità. Perché il sistema nervoso in realtà il cervello è plastico e se vengono date le giuste informazioni nell'accezione che ha spiegato. Il prof, quindi delle molecole che dicono alle cellule come devono comportarsi e cosa devono fare, è possibile anche avere una rigenerazione cellulare, che è una cosa importantissima. È troppo spesso, diciamo, scotomizzata, fino a eh, non troppi anni fa. Si sosteneva che era impossibile. È vero, che dopo era impossi schemie, dopo gli... che è impossibile. In realtà abbiamo dei casi, eh, ci sono stati dei casi clinici di um, rigenerazione spontanea. Io ricordo il caso di, un, di una ischemia in cui era stata part, una parte importantissima um, della, delle funzioni cognitive e eh, in teoria la, la paziente non poteva più riprendere queste funzioni cognitive. Cos'è successo? L'altra parte del cervello si è sviluppata e ha vicariato le funzioni cognitive perse dalla parte omologa controlaterale, Una cosa è stata eccezionale tanto che il, il collega che ha osservato questa cosa l'ha pubblicato, l'ha portato a questo eh, convegno, io poi io, mh, per varie situazioni la paziente ha avuto di me, l'ho rivista effettivamente. Ha eh, ripreso che... un po' delle sue facoltà? Sì, sì, sì. Ah, che Quindi che buona aveva notizia, ripreso le sue... Perché? Perché eh, si era in qualche modo. Allora, si era organizzato da solo il cervello. Proprio, ecco cosa beh, significa sì, la si plasticità del cervello. Se, se poi aiutiamo, gli diamo ecco, quel turbo. Eh, sì, <ride> eh, sì, certo. con ecco quell'aiuto certo. che è fatto proprio. Esatto. Tu. Posso dire una cosa? Scusami. Allora, io ho parlato con un professore che ho conosciuto al primo convegno che sono venuto da te a Trieste. Sono venuto a conoscerti e poi abbiamo organizzato un convegno per i medici a Milano. Questo professore ha curato. Alcuni africani che avevano ricevuto il colpo di macete in testa. Caspita. Stiamo parlando di cose pesanti che succedono però nella clinica, e ha visto che la capacità, questa capacità era dipendente dall'età, ma ha fatto degli esempi di suoi pazienti, perché il macete porta via anche mezzo, oh, mezzo cervello eh, con un colpo di macete. Realtà sappiamo, questa, eh, me l'ha detto un professore di New York. Adesso magari tutti ricordi i nomi o no. Volevo aggiungere sulle vertigini una cosa: quando il paziente spesso ha tempato dei problemi, una vasculopatia, insomma, non è che si cancellano le, 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 le diagnosi, c'è un'opportunità in più per noi che siamo certo. nel settore. È un presidio, un tool importante per aiutare i pazienti, affiancando appunto le terapie tradizionali, ma dando la possibilità alle cellule di poter eh, rimodularsi rigenerarsi. e ecco rigenerarsi, che, ripeto, fino a non troppi anni fa era considerato impensabile. Ma l'apertura mentale e l'evoluzione anche individuale deve essere, eh, è fondamentale perché dobbiamo essere aperti a, eh, a quello che ancora non sappiamo, cioè noi sappiamo di non sapere. Ma nel momento in cui eh, ci vengono date delle opportunità e dei tool di questo tipo, bisogna utilizzarli per i pazienti soprattutto. Dimostrati. Ecco, appunto, dimostrati. Eh, dimostrati, giusto? Dimostrati. dimostrati, dimostrati. Esatto, ecco, una cosa, è... Scusa, prof. No, 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 sì. una cosa sulla vertigine, sempre in collaborazione con te. Se un paziente <coughs> esce da un episodio importante. Soprattutto può essere anziano, ok? Noi sappiamo che l'anziano fisiologicamente può avere bisogno di un bastone, può. Meno equilibrio, sì, sì, me ne accorgo. Allora, che succede? Che il paziente che esce da una vicenda vestibolare acuta importante spesso ehm, sperimenta la mancanza di confidenza nel gesto. Se ballava, non riusciva più, si alza, sta sempre attento, eccetera. Non è una cosa psicologica, è, una, è un meccanismo proprio delle vie ipocampali. Quindi la terapia del professor Biava aiuta quel paziente il quale se va a fare ore e ore di fisioterapia non riuscirà mai, altrimenti spontaneamente usciva, ho dato l'idea delle implicazioni terapeutiche, sì, 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 sei sì, d'accordo sì, con questo? È Una sorta di riprogrammazione anche, il cervello deve rimparare a utilizzare quei circuiti. Esatto. Quello, eh. Sì, questo qui è un progresso molto importante insomma, rispetto al passato, perché prima non si potevano rigenerare i tessuti se non trapiantando un tessuto che era morto, andato in degenerazione. Invece oggi noi con questi fattori lo rigeneriamo. Eh, sì. non è, mica, no? è una cosa importantissima, insomma. No? Veramente. Eh. Quindi possiamo un po' senza creare delle aspettative no, esatto no, sì, però, però insomma cose in più voi avete già proprio eh sì, delle, eh beh, sì, certo, delle certo, documentazioni delle proprio beh, diciamo che questa cosa qui che siamo stati gli unici al mondo a ottenere questo risultato sulle sordità neurosensoriali che nessuno sa come far regredire? Noi le abbiamo riprogrammate queste cose, sì, abbiamo rigenerato un tessuto. Le abbiamo pubblicate su riviste internazionali. È molto interessante. Ma po no, poi vedremo prossima. anche le domande dei nostri telespettatori proprio sì, su cose sì, concrete. Poi magari le slide, Ecco, esatto, che far rivedere prima ne andate in onda una di slide, che stavamo parlando eh, allora, in maniera siete molto corta. Sì, sì, in esatto. avanti insieme. avanti in è... Questo qui è, Aspetto, è, qui è il nuovo prodotto, in questo momento. Esatto, cui abbiamo messo... però è interessante, la latoferina, mm. appunto, sì. avete parlato prima. Sì. Una cosa, ringrazio il professor Blanco della UNISED che da, mi dà gli spazi e l'opportunità di ricerca. Ok. Ecco, ecco, la latoferrina, eh? se ne parlavo, tu la usi, il cioè, prof eh, sì, l'ha inserita dentro. Sì, l'abbiamo inserita in questo nuovo prodotto sì, sì. che si chiama Cell Integrity Defend e che utilizziamo per i tumori, no? Come, eh, diciamo esatto. così, strumento e primo trattamento molto efficace. Quindi la latoferrina la produciamo anche noi perché se è già presente sì, nella nel nostra saliva, terno. nelle lacrime, lo sperma. Sì, sì, sì. sì. Qui c'è esatto. un errore però. Quale? Perché, perché nel prodotto... Che ha fatto Michele la latoferina è molto più piccola. Sì, certo. Ha un peso molecolare minore ah, e perché quindi... viene assorbita meglio, ha capito? Ah, eh, questo Beh, ci hanno occupato Michele. Questo qui con eh? un peso molecolare inferiore consente di essere assorbito a livello sublinguale Benissimo. immediatamente e di non dare una accumo, anche perché nella forma, diciamo in cui viene data ad alto dosaggio normalmente se presa cronicamente può dare dei problemi sì. calcolosi renale come sì. in cosa? Ah, invece, in in cosa invece questa no cioè si evita, perché... si bypassa il problema sì. ah, molto quindi, interessante anche eh sì. questo capito eh sì. Sì. infatti questo nuovo prodotto appunto è importantissimo per, per chi è malato di patologie tumorali insomma perché sì. Noi li riprogrammiamo in modo fac facile, insomma, per modo di dire. Siamo in grado di riprogrammarli meglio perché abbiamo aumentato il dosaggio di questi nostri fattori che riprogrammano le cellule tumorali e nello stesso tempo appunto, utilizziamo la latoferrina, eccetera, per eh, impedire che, per esempio, alcuni virus, come sì. il COVID, possano entrare nelle cellule. E quindi compromettere ancora di più le difese immunitarie di pazienti che sono già compromessi Molto e aggiunto, possono, sì. e, quindi, credisce, e quindi questo prodotto... Quelli che venivano in... definiti durante la pandemia gli immunosensori. Uh, sì, esatto. sì, ecco. Oltre ad essere un antivirale naturale, è un immunomodulatore. Che cosa vuol dire per i nostri eh, diciamo, spettatori? Vuol dire che modula il sistema immunitario abbassando l'infiammazione cattiva e tirando su l'immunità buona. Quindi prometto tutti quei fattori, quelle che chiamiamo interlochine, che sono, eh, sono delle interlochine pro-infiammatorie e antinfiammatorie. Quindi abbassa quelle pro-infiammatorie e tira su quelle antinfiammatorie, che è esattamente quello che Di serve. Cui abbiamo bisogno. Sì. <ride> e soprattutto un paziente che ha problemi certo, di neoplasia. Infatti il problema era proprio quello lì: di eh, aiutare sì. questi pazienti che sono già immunodepressi. Magari appunto prendono farmaci che deprimono ancora eh, infatti, di più, vedranno le domande che vanno proprio sul eh. concreto. I nostri telespettatori, poi avete messo anche il colostro: eh beh, certo. sì, certo. Ho messo il rosso per quello, eh. la natura ce lo dà. Il colostro che è nel latte materno e nei sì, primissimi no. giorni, mm. sì. E ma è anche nel eh. fluido vaginale e nello sperma. Non è cosa da poco? La tutela vuole la come la lettoferina. Lettoferina. no? Infatti, no, no, il codice genetico che, che la autoproduciamo anche noi in certo. piccolissime quantità, gastroenterico, apparato respiratorio. Interessante perché sono sedi che devono essere protetti anche da virus e batteri. Quindi Eccoli. la natura, giusto? Eh, eh, <ride> ma questa è quasi filosofia della medicina. Ma però fa riflettere. Poi c'è quello che dicevi te, ah, ecco, dottore sì, la risposta eh citochinica certo, Stimola, questo è tutto da letteratura, entra nei meccanismi il TH1 che no e quello che diceva la dottoressa eh, però, i Ross. Sono dei meccanismi di carattere ossidativo. Si bisogna semplificare per il discostatore sì, 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 no, no ma altrimenti... infatti io ho semplificato mm, eh, credo sì, sì, eh. in maniera il sistema immunitario innato buono, ecco, sì, diciamo, esatto, eh, mettiamola è giusto, così. No. Io sì, volevo l'immunità farlo... buona eh. e abbassa i processi eh, pro-infiammatori. Ecco. ecco. Questo è il Benissimo. Cosa. Se Azione. ce l'avessero detto prima anche eh, so, quando eh, sì, c'era sì. la pandemia avremmo sì. avuto un alleato. No, sì, Devo sì, dire noi. che a Telecollo ne abbiamo parlato della lato sterrina. Sì sì, sì. sì, sì, è stato detto. Certo. Eh. Io voglio subistrata. fare una piccola no, puntualizzazione polemica. Però fare questo punto perché, visto che i virus ci saranno sempre, d'ora in poi, perché ho capito. Questo è provetto. Allora, <ride> allora, sta provetta per cadere. <ride> <Sì>. <ride> no, ma il discorso della, della, della litiasi renale io lo temo a livello, a livello delle ghiandole salivarie. Cioè, ma il meccanismo meglio, non il è pesante. biochimico, è legato alla capacità cationica. E devi spiegarlo che cosa. Quindi, no, ma io l'ho detto per polemica nei confronti dei colleghi. Perché non dimentico la fisiologia, la fisiopatologia, l'elettromagnetismo, eccetera, che la saturazione non è una questione di saturazione, perché la benedetta proteina crea delle alterazioni nella capacità dei microorganismi di poter avere a disposizione il ferro. È un chelante e quindi glielo sottrae. No e mandi in sofferenza i microorganismi. La natura gioca sempre delle, dei meccanismi di carattere elettromagnetico. Okay. Non è che noi ci preoccupiamo della sfera magica e dell'elettricità che muove no, gli no, oggetti. Per metà della mela, noi non siamo solo eh, chimica, anatomia, ma siamo anche fisica, cosa okay. ampiamente dimostrata, okay. giusto? Esatto. Siamo fisica quantistica, peraltro. Eh, sono Su, monitorato. Sono, siamo, uh, siamo, abbiamo montagne <ride> di lavori scientifici. Quando so che pubblicati. sono monitorato, scatta, scatta la, eh, lo storto dentro di me. E eh, eh, Quindi diciamo, sicuramente... Anche di questo bisogna tenere conto al fine di ottimizzare le terapie. Benissimo. La cosa più importante che mi ha, eh, mi ha dato l'input, il prof, eh, è quello di spiegare di introdurre l'azione antivirale. L'azione antivirale è molto importante perché quello è anche legata alla, alla capacità di virus di produrre dei danni seri, se ne parlava prima: cioè. danni teratogeni, eh sì, danni sì, perché questi virus davvero. Dilutei. No, questo. sostanzialmente quello che fa la latoferina. Scatenare malattie autoimmuni, eh, anche di promuovere l'azione di onco... risvegliare degli oncogeni, che è quello che fanno i virus, perché il virus entra dentro la cellula, viene proprio indocitato dalla cellula legandosi a dei recettori. Immaginiamo un meccanismo di chiave serratura per farlo capire a, no, a chi ci ascolta. Bene, la latoferrina. Impedisce eh, al virus chiave di, perché si lega alla serratura e ne impedisce l'ingresso e quindi impedisce che venga eh, fatto un danno a livello cellulare. Favoloso. Questo è un meccanismo fondamentale, diciamo, di, di carattere preventivo e Se, se il virus non entra adesso la porta e rimane fuori dalla cellula. Che cosa succede? Viene attaccato. Dai nostri soldati, dal nostro sistema immunitario ed eliminato. Del sistema Quindi, immunitario molto, è nato. Cioè, capisci, in questo momento noi abbiamo fatto questo prodotto perché eh, purtroppo perché ci dobbiamo tutelare. Sì, ci dobbiamo. Per ora e per il futuro. Per il futuro anche perché incombe, la provetta incombe. Ecco, ma lì si vede fase precoce e fase, fase tardiva. Quello che diceva la dottoressa, là. E lì ci sono dei meccanismi estremamente complessi. Perché il virus va a finire lì e non in un'altra cellula? Sono dei meccanismi di risonanza. Eh, non è l'agitazione molecolare. E poi dopo ci sono le selettività dei recettori. Ecco, però il, il discorso che la terapia del prof Biava non ci abbandona perché poi il virus entra nei meccanismi, nel codice molecolare. Lo storna perché vuole riprodursi, ma entra anche a lasciare delle tracce dentro il codice genetico, lo fa l'Epstein-Barr virus, lo fa il citomegalovirus. Eh, sì. sì, appunto, in questo caso la toferina, proprio attraverso, attraverso questi processi di protezione, diciamo così, blocca molti virus, insomma. Quelli che stava dicendo il dottor Pisano, vengono tutti bloccati. Insomma. Ma proprio poi interviene la tua terapia di riprogrammazione. Esatto. Cioè, perché, no, eh, allora. scusami eh, prof, ti, ti, ti scateno l'assist no no, infatti cioè, <ride> <ride> eh sì, eh. Su quanto per questo il prodotto infatti è fatto dalla lattoferrina più i nostri fattori come dicevamo che sono messi a un dosaggio molto più alto rispetto a quelli che abbiamo messo in commercio perché finalmente abbiamo capito che la risposta ai tumori è dose dipendente. Maggiore la dose che noi mettiamo dei nostri integratori delle nostre proteine, è migliore l'effetto terapeutico. Quindi, in questo prodotto, noi abbiamo, fatto, abbiamo usato una concentrazione dei nostri fattori molto alta, molto più alta rispetto ai precedenti. Perché tutta, abbiamo raccolto tutte le nuove ricerche che abbiamo fatto e tutta la documentazione. E siamo arrivati a questo risultato, capito? Quindi, vede. Cammin facendo si migliorano sempre le cose e questo qui è il prodotto diciamo più, più potente, potente, più completo al momento. Esatto, sì. del, del, che abbiamo mai fatto nella riprogrammazione dei tumori, ha capito? Una domanda da, come se fossi uno spettatore sì, perché dobbiamo esatto, parlare con certo. loro. Sì. Per la prevenzione invece che dosaggio utilizzare? Eh sì, allora noi abbiamo detto che do, do, diamo 30 gocce in un adulto, nei bambini una goccia per chilo di peso corporeo come negli animali insomma. I veterinari ormai lo usano. Sa che abbiamo proprio una domanda relativa. <ride> lo usano molto e le risposte lì sono compagnia. veramente incredibili. Guariscono questi, questi cagnolini con i tumori così? Che veramente hanno sono... davvero dei tumori terribili oggi. I sì, nostri e animali. Guardi, che ci sono delle persone che amano più gli animali che se stesse. sono disposti a veramente a fare di tutto per gli animali. Mi ricordo un giovane poverino che aveva, era solo lui e un cane, si era malato di tumore, ma con che amore ha, ha, ha curato questo cane? Allora io gli ho dato tutti questi fattori finché ha guarito il cane. Lui era contento Mamma come una mia. pasqua. Quindi, cioè, voglio dire, questi risultati sono molto importanti, no? Molto e, importanti. e questo appunto è il prodotto che alla fine ho dovuto fare perché era richiesto da molti pazienti perché... I tumori, certi tumori sono molto aggressivi, li, li aiutiamo i pazienti. Soprattutto adesso assistiamo purtroppo a un'esplosione di tumori, eh sì, cosiddetti tumori enormi. turbo, esatto. tutti possiamo avere esatto. delle idee a tal esatto. proposito, ecco, esatto. però senza alimentare troppe no, polemiche, infatti, diciamo usi... che un aiuto era necessario. Molto, sì, esatto, sì. E a questo punto l'abbiamo fatto, quindi lo associamo al CR program e poi anche al Synchro Level se necessario e quindi diciamo abbiamo completato Adesso abbiamo delle armi molteplici che possiamo utilizzare nel modo migliore, no? Prego. Allora, indicazione da Autorino Laringoiatra. Cito megalovirus è più difficile da trattare, un po' più ostico. L'Epstein-Barr virus, che è il compagno di Merende. Eh sì. È, è implicato in un meccanismo simile. La sofferenza cellulare, io la ritrovo come citologo nasale perché individuo delle, dei sincizi. Prof. In Cinzia, spiegalo spiegalo te. Beh, sì, sono delle cellule che si uniscono si tra si di fondono. loro e eh? si fondono, si fondono e quindi, e quindi formano una membrana, capito? Che blocca poi. E eh. la forza. Effetto citopatico. Il citomegalovirus è più energico. Però da Autorino io ho, ho due strumenti per cercare di normalizzare la cellula infettata, che nel caso del virus di Epstein-Barr è un linfocita B, che forma gli anticorpi, la cellula che, van, che forma ecco, gli anticorpi. La rispo, aumentano la risposta anticorpale, diciamo così, contro le infezioni. Quindi è, è l'oggetto di un'infezione, l'effetto citopatico è lì, ma la, quella cellula lì, è una cellula con cui il prof ha molta dimestichezza. Una volta che viene infettata dal virus di Epstein-Barr, diventa una cellula perenne. Non è più una cellula che ha una vita fisiologica e non risponde al sistema immunitario. Altera il sistema immunitario acquisito, non l'innato, quello buono di cui si parla. Certo. E quindi questa cosa ha, questi meccanismi servono per giustificare con altri virus anche l'insorgere delle malattie autoimmuni. Perché? È stato scoperto, io questo lo devo al professor Mauro Mantovani che me l'ha spiegato ed eri presente anche te, letteratura, letteratura pubblicata in, in, in Giappone, e quando un virus entra e dà la sua disinformazione, anche questa è un'azione, un linfocita T all'interno dei linfonodi, si dice centrocentico, c'è cioè un'anatomia nel linfonodo, disinforma la cellula che produce anticorpi che è la famosa plasma cellula, che si mette a produrre anticorpi contro se stesso, contro l'organismo. Sì, e quindi sì, le, malattie già le malattie autoimmuni, no? La tua terapia ci sta qui. Io non ho una casistica tale da mettere alla prova questa cosa. Ci sta secondo te? Sì, queste contro le malattie autoimmuni anche perché appunto noi diamo sempre delle informazioni per la corretta fisiologia ecco. La non per la patologia, noi cerchiamo di correggere tutte le alterazioni, tipo anche questa, no? della risposta immunitaria, scorretta, insomma. No? Quindi, eh, e questo avviene perché l'informazione che dal, dal microambiente al, al DNA è un'informazione sbagliata e noi in questi casi la correggiamo questa informazione, continuiamo a dargli l'informazione giusta, giusta, in modo che vada sempre che è in quella, quella direzione esatto. dell'organogenesi esatto. che lei ci ha ben spiegato esatto. e che nello zebrafish avviene tutto in grande velocità esatto. in queste 70 anni. Però è stato, un lavoro, ma per noi ma è stato hai, un lavoro lunghissimo, però perché immaginare. andare appunto a, a prendere tutte le fasi del, dello sviluppo del, dell'embrione e capire quali erano i tempi giusti per avere le, le proteine giuste. Ma è stato così... immagino, anni e anni. Eh, sì. Grazie, noi avremo l'ultima parte con le vostre telefonate e le vostre domande. Ritrovati, siamo all'ultima parte di questa straordinaria trasmissione. Che a mio avviso ha dato la giusta speranza alle persone che stanno combattendo delle battaglie molto dure. E, vorrei partire da. No, c'è già la telefonata, quindi rispondiamo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. A lei, buonasera. Buonasera, sono Dario, chiamo da Milano. Vorrei fare una domanda al professor Biava. Certo. Io ehm, ho avuto un. Posso parlare? Mi sentite? Sì. La stiamo ascoltando, prego. Bene, ecco, ho avuto un carcinoma prostatico, Gleason 4 più 4, che si è verificato tre anni fa. È stato curato con radioterapia, quattro settimane, più un ciclo di eh, terapia ormonale con decapeptil per 36 mesi. Ora, questi 36 mesi sono terminati otto mesi fa. Io ho fatto un controllo dopo circa appunto, 8 mesi ed è tutto regolare, PSA, testosterone, tutto a posto e adesso avrò dei follow-up ogni 6 mesi. Chiedevo al professore, visto che ho visto appunto il prodotto della, della, della cell reprogram, questo, chiedevo se nel frattempo potrei iniziare magari una terapia preventiva. Io attualmente sto facendo, prendo solo vitamina D, non prendo altri farmaci perché mi è stato consigliato di non prendere nulla perché i miei esami sono tutti nella norma, i miei esami del sangue, ecco. Diciamo che sono una persona sana da quel punto di vista, un po' di colesterolo appena appena mosso e un po' di ipertensione, ma insomma nulla di più. Chiedevo ecco in effetti questa riprogrammazione cellulare, sì. se era il caso di iniziare una terapia di questo tipo. Grazie. Grazie per la domanda. Eh, unisco alla domanda di, del signor di questo telespettatore mi pare di aver capito Dario da Milano, anche la domanda di Giuseppe dalla provincia di, no di Novara che è interessato allo stesso argomentazione per il tumore alla prostata e chiede se appunto questi integratori possono essere efficaci sì. per curare. Sì, allora no, infatti eh, per fortuna sì, diciamo che nel tumore della prostata questi integratori funzionano molto bene, sia il Cell Reprogram e sia il, questo ultimo Cell Integrity Defend, insomma, e quindi possono essere presi sia a scopo preventivo, come aveva chiesto il primo telespettatore, sì, sì, per tele evitare una recidiva, Le una ricaduta. Esatto. Sì. In quel caso diciamo che il dosaggio può anche essere più basso a scopo preventivo, cioè invece che eh, 30 gocce tre volte al giorno possono essere fatti 20 gocce tre volte al giorno, insomma, quindi Diciamo, diciamo quindi questo scopo preventivo invece a scopo terapeutico bisogna fare i, le 30 gocce tre volte al giorno e anche il cell reprogram per un motivo molto semplice perché nel cell reprogram noi abbiamo, messo, eh, abbiamo introdotto altri fattori che hanno oltre a queste nostre proteine eh, di riprogrammazione anche eh, altre sostanze, la vitamina D, la vitamina C, la vitamina A ed E, la D, appunto, e quindi eh, tutte queste funzionano a scopo anche terapeutico. Benissimo. Oltre al mio inositolo, che è un altro potente antitumorale. Anche antiossidante, eh? anche antiossidante antiossidante, sì, antiossidante e antitumorale quindi abbiamo fatto un mix più completo con il CR PROGRAM e con questo nuovo integratore abbiamo un dosaggio molto alto di fattori bene, spero che questi due telespettatori abbiano apprezzato la risposta nell'attesa che, come sapete noi vi richiamiamo allora nell'attesa molto velocemente la signora, no il signor Silver da Ravenna chiede se gli integratori possono aiutarlo per gli acufeni allora, velocemente gli acufeni sono chiaramente un disturbo estremamente fastidioso perché è un onere psicologico anche per il paziente eh sì. eh, dire di acufeni parlare di acufeni è parlare di tante patologie capita di esaminare un paziente che è negativo a tutti i test audiometrico, impedenzometrico cioè di vedere l'orecchio Risonanze negative, e allora a quel punto lì non abbiamo il quadro completo delle cause. La mia esperienza, dico la verità, non penso subito alla terapia del prof, del professor Biava, perché non, la terapia del professor Biava non è una panacea, è una terapia molto mirata che estende le nostre possibilità terapeutiche. Ho avuto dei casi dove non mi aspettavo dei risultati e ho avuto dei risultati rapidi, rapidi cosa vuol dire? In meno di un mese, ma io non so perché, un caso che non mi dimenticherò mai, che era un compagno di nuoto al mare, ipocusia improvvisa, ben curato in Liguria, e ritorna ludito parzialmente dopo delle terapie molto mirate, però lui era infastidito dalla cufene, e io gli ho detto a questo amico, non ti posso promettere niente per la l'acufene, però so che se ti do la terapia, perché ho avuto altri casi, dopo l'ipocusi improvvisa, si può recuperare ulteriore udito con la terapia del prof. Oh, C'è l'Integrity eh, eh, Brain. Ah, che succede? Che Questo mi manda una mail e mi dice, hey oui, Gian, qui mi è andato via la l'acufene. E gli ho detto, eh, eh, vado avanti, Io ho detto, se vuoi recuperare l'udito, sì. Altro caso, già aveva dato una risultato. cara amica con un acufene bilaterale, una persona che porta bene i suoi anni, ma diciamo oltre i 70, con una, con una, una perdita uditiva consona all'età, una presbiacusia, dopo tre settimane mi dice, io non ho più gli acufeni. Oh, però se lei notizia. mi dice, cioè, attenzione, l'ho specificato, acufene è, è tanto, c'è poca ricerca, sì, sì, sì. però può funzionare. Se uno dice, provo... Sì, però, io non gli dico di no, io voglio dire che telefonata. è difficile. E soprattutto purtroppo dopo la campagna vaccinale di acufeni siamo pieni in ogni puntata. Deve essere un disturbo che ha... Mm. Però ecco, cioè, non è semplice no, la no. l'acufena. <ride> Quindi saranno ancora eh sì, depressi. Non di, eh, di la Rispondiamo a una telefonata però. Pronto? Pronto, salve. Buonasera. Io sono Elena e chiamo da Osta. Eh, volevo... Fare una domanda, penso, volevo fare una domanda sì, al professore. Eh, purtroppo eh, la malattia è una malattia seria, la malattia del motoneurone, in particolar modo la SLA. Se eh, la riprogrammazione poteva essere utile in qualche modo e quindi quale prodotto, diciamo, ecco. Eh, questa è la mia domanda sì. Eh, sì. purtroppo la SLA è la malattia più difficile da curare più difficile dei tumori insomma. i risultati nella SLA non sono così importanti però un po' aiutano anche in questa patologia insomma, no? e quindi diciamo che appunto nel caso della SLA noi facciamo un, un tipo di terapia rigenerativa insomma. quindi diamo il Cell Integrity Brain e il Cell Integrity Age tre compresse di cell cioè, integrity brain e tre compresse di cell cioè, integrity age intervallate di tre ore una dall'altra durante tutto l'arco della giornata e poi eh, a volte appunto siccome ci sono anche delle alterazioni che hanno portato appunto alla SLA cerchiamo di riprogrammare in parte anche questi, questi eventi patologici che potrebbero aver causato la malattia e in questo caso appunto noi davamo il sincro level, si può usare il sincro level perché comunque è un, un, un prodotto che funziona abbastanza ancora valido, cioè, ancora valido se no nuovi. il nuovo che sì. c'è l'Integrity Defend. Posso, professore, chiedere, approfittare della dottoressa Chiffari per chiederle, ma qual è l'ipotesi adesso più scientifica dell'insorgenza di questa tremenda malattia? No, sì, Dico anch'io okay. che se oddio non si può scegliere tra una terribile malattia un'altra, però la SLA è quella che mi fa più paura forse. Sì, sì. Um, sì è una malattia particolarmente crudele peraltro mm. perché lascia piena consapevolezza mm. e, e una degenerazione neuromuscolare fino alla eh, compromissione dei muscoli ehm. respiratori, diciamo, eh, purtroppo. Quel, purtroppo è invalidante e progressiva, tuttavia, eh, tuttavia diciamo senza dare assolutamente delle false speranze perché è, non è giusto, ci so, potrebbero esserci del, mh, degli aiuti, diciamo quantomeno per rallentare la patologia, che vengono proprio dall'utilizzo di sostanze naturali. E, e di, mh, di fitoterapici e degli antiossidanti, in particolare eh, la statantina, che è un anti potentissimo antiossidante. Perché ricordiamoci... Cosa, scusi? Um, la tasksantina? Ah. Sì, sì. sì, perché io la utilizzo nel, nei pazienti e devo dire rallenta. Il ehm, rallenta il decorso perché uno dei meccanismi che sottende la sla è proprio un, un meccanismo ossidativo molto importante che sta alla base della neurodegenerazione ecco. e ripeto eh, non, um, la, eh, come medico a me piacerebbe avere la soluzione per guarire naturalmente però eh, non è una patologia per cui in atto eh, diciamo, abbiamo una soluzione definitiva. Possiamo soltanto cercare di rallentare il decorso, questo sì. È molto onesto dire così. Sì, Grazie, però le ipotesi sull'insorgenza della malattia, cioè quale potrebbe essere la causa? Eh, le eh. cause eh, sono sempre, allora, anche nella SLA è una degenerazione su base eh, neurofibrillare, quindi abbiamo delle, degli accumuli, proteici che ehm, eh, fanno degenerare rapidamente ehm, i neuroni, che possono avere varie cause. Ultimamente, devo dire, ho registrato negli ultimi due anni un aumento, eh, quantomeno sospetto, eh, di SLA, eh, con una frequenza che non è Spiegabile, diciamo, probabilmente è intervenuto qualcosa negli ultimi due anni. Gli epidemiologi eh, dovranno sicuramente studiarci che ha determinato questo picco. Addirittura sì, c'è un picco di patologia neurodegenerativa anche in soggetti, eh, diciamo, relativamente giovani eh, in cui non è attesa brutte notizie quindi brutte notizie sì però io però, appunto non voglio essere fuori diciamo, brutte notizie questo è un dato diciamo una fotografia della popolazione chiedo scusa ma abbiamo una telefonata in arrivo pronto? grazie sì pronto buonasera buonasera a lei Ci dica. buonasera a tutti buonasera al dottor Piava la mia domanda è breve eh, la condenso in poche parole chiedo al professor Biava, se è possibile rigenerare il nervo ottico danneggiato dal glaucoma e anche alcune parti della retina. Ecco, questa è la mia domanda. La ringrazio. Della e lei si chiama... Hermes, Hermes, insomma. Sì, giusto. Esattamente, si chiamano Mantua. la provincia di Mantova. Grazie grazie per la sua domanda. È possibile, professore? Ma, eh, sì, è possibile. Bisogna però curare anche il glaucoma, cioè perché eh, bisogna diminuire la pressione dell'occhio, se no alla fine eh, diciamo la causa che permane è che da, e persiste, che può, che, fa, persiste, che persiste, che persiste. E quindi bisogna prima di tutto curare quello e poi noi appunto sul sistema nervoso con i nostri fattori riusciamo a rigenerare anche il nervo ottico e anche appunto parti del cervello che abbiamo visto come eh, eh, appunto sì, l'ippocampo sì. eccetera però bisogna che lui curi bene eh, la patologia nella sua interezza cioè non, Chiaro, non sì, bastano sì, i nostri integratori bisogna curare il coma Penso che abbia potuto apprezzare. Allora, ecco, vediamo se abbiamo qualche altra domanda di telespettatori che non vogliono essere richiamati. Roberta, sempre da Ravenna, stasera ci guardano in quella città, ehm, chiede se i suoi integratori, professore, possono dare un aiuto per l'artrosi. E allora, per l'artrosi sì, sono di aiuto, però c'è un fatto che la cartilagine articolare è poco vascolarizzata, per cui assunti per bocca i nostri fattori arrivano con difficoltà alla, carti alla cartilagine articolare perché, perché manca la vascolarizzazione. Allora in quel caso noi li curiamo con il laser, col cryopass laser, cioè inviamo direttamente i nostri fattori all'interno dell'articolazione, laddove loro non possono arrivare per via circolatoria. Molto. E quindi in questo caso noi li curiamo, sì, ma però... Sì, però ci vuole l'aiuto appunto del, del, laser, del, sì. del laser e di un, medico, di un medico, quindi di uno studio. Ma in quel caso funzionano poi. Ah, perfetto. Vanno applicati eh. direttamente. Certo, cioè, se si sì, dovesse noi un po' possiamo... estendere la sì, vostra sì, tecnica ecco, in, in varie laser città. In questo caso, noi abbiamo già spiegato come funziona: sì. non è la luce laser, che... la luce laser serve solo per trasferire le molecole laddove noi vogliamo che arrivino. Ecco. Va bene. Proviamo a rispondere a un'altra telefonata. Sì. Pronto? Pronto con chi parliamo? Sì, sono Vittorio da D'Arese. Benvenuto, ci dica. Eh, volevo chiedere una cosa al professor Biava eh, in merito al syncro level, se ehm, poteva essere utile in caso di leucemia e se sì, se era fattibile prenderlo durante ehm, il trattamento con, che con uh, le che chemioterapie. Ah, sì, eh, guardi, noi abbiamo, cioè dipende dal tip tipo di leucemia, no? Cos'è una leucemia acuta, cronica, mieloide? Sì, acuta, acuta. Acuta mieloide? Sì, esatto. Acuta mieloide. Ecco, no, io ho trattato alcuni casi di, di leucemia acuta mieloide con dei risultati insperati a un certo momento. Sì, perché è una malattia eh, che, eh, grave che, che avanza con, a volte con rapidità, ma... Associando appunto il sincro lever, adesso possiamo associare anche questo nuovo prodotto, il Cell Integrity Defend, nei dosaggi che abbiamo detto, noi abbiamo avuto delle, delle, degli intervalli in cui abbiamo interrotto la progressione della, della malattia e in cui il paziente si è ripreso bene, insomma, no? e ne abbiamo avuto tanti di questi episodi per cui diciamo che poi sono andati avanti anni e anni. Vale la pena provare, insomma. Eh sì, sì. Io direi di sì, Anche per due motivi, perché primo, come abbiamo detto, non sono prodotti tossici. sono tossici, eh, poi posso dirlo. Migliorano che... il performance sì. status e qualità poi della vita. Poi non, non hanno dei costi proibitivi, no, perché diciamo la verità, a volte ci sono delle terapie molto interessanti che però sottopongono il paziente a un no, esborso che non, non tutti possono permettersi. No, infatti io vorrei Perfetto. che spendessero il meno possibile, insomma. E infatti abbiamo fatto questo prodotto molto più efficace per per, per far spendere meno soldi ai pazienti, insomma. Grazie. Allora, i minuti che abbiamo a disposizione Devo non sono moltissimi. Prof. Come? Il prof rende disponibile eh, un dimezzamento del costo di questi prodotti per gli oncologici. Per i pazienti oncologici. Ah, sì? Questo lui non lo dirà mai. Cioè vuol dire che con questo nuovo te, prodotto, te, noi, mm. no? Con la cosa di prima tu avevi detto che rendevi disponibile perché certo. ho detto: Se ho qualcuno che non può, non può sostenere, ah, sì, 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 questo è il so professore. Sì, sì, sì. ah, L'ho detto no. che è una brava persona, ma no? Eh, ma qui andiamo nell'etica, sì, no, è giusto, prof, certo, eh. certo, sì, ci cioè non speculo su una malattia, ma, stiamo no, grave. Pensando, no. No, ma no. questo, questo è... riprova tante cose. Certo. Se riescono a passarmi un'altra telefonata, possiamo accontentare. Comunque c'è il signor Luca da Milano che. Che ha ehm, ascoltato bene la trasmissione e dice che il suo cane ha una patologia epatica e prende già scorbato di potassio, quindi le nostre trasmissioni le segue, e i funghi medicinali, sì. penso che abbia visto anche l'ultima. Chiede se anche il suo prodotto potrebbe dargli una mano per questo Beh, can suo sì, cane. Il, e che cos'ha il fegato? Una patologia epatica, epatica non, non specificata. No. Non, 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 so non se specificata, Beh, in questo caso eh, diventa difficile dare una risposta perché senza conoscere... Ma noi abbiamo il numero di telefono di questo telespettatore, ah. magari lo richiamiamo in privata allora. sede. Ah, sì. Ecco l'ultima telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Vorrei fare una domanda a professor Diava. Certo. Io sono malata di cirosi, pancreatite acuta con chi e bronco, uh, eh, ho avuto dei problemi anche ai pulmoni liquido. Ah, allora, ho avuto una cirosi critica Criptogeni... pancreatite ambientati Criptogeni... Criptogeni... con... Sì. Con, con varici esofagee. Varici In questo caso può diciamo rallentare il progresso delle malattie? Ho capito la domanda. Elena da Imperia, vero? Sì. Ecco, bene. Quindi ha eh, allora, sentito la male. Cirrosi sì. epatica. Sì. A cui sono conseguite delle varici, naturalmente, sì, esofage, sì. con mesofagè, sì. e chiedeva se può rallentare l'evoluzione le sì, 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 della questo, patologia. Sì, noi la usiamo nella cirrosi epatica. Certo, è già una fase avanzata di malattia, quindi non è che possiamo sperare in una remissione completa della malattia perché è una fibrosi ormai che eh, con alterazione del, della funzione del fegato e quindi eh, non è che possiamo fare miracoli. Possiamo bloccare la malattia e possiamo cercare di appunto eh, rallentare tutto il processo evolutivo che, che comunque eh, c'è. In, in ogni caso ci sarebbe... E con in che ogni cosa caso. dà le informazioni eh, a quel prodotto? appunto quelle. in questo caso uh, noi usiamo uh, questo prodotto nuovo. Questo che, nuovo? Questo nuovo, ma anche uh, il Cell Integrity Edge. Io gli darei anche quello, no? Tu cosa dici? Voi cosa dite? Il perché, il reprogram, perché... Eh? Reprogrammo, no? Sì, o oh, eh, dicevamo questo nuovo qui che blocca e tu dici il reprogram, eh? Il, Beh, pro sì, forse... il problema è che mm. si destruttura il fegato e, e quindi alla fine seguire il paziente. Del... Il prof non può mettere una ricetta che teoricamente incontra il paziente, perché bisogna vedere anche il livello, il livello di fibrosi, la destrutturazione dei lobuli epatici. Cioè, ma chiede un semplice aiuto sì, per non peggiorare eh, no, diciamo, il problema. No, infatti no, no, non no, è, dottor, facile. è facile. Non forse, eh, non, diciamo che nel momento in cui esiste una situazione di compromissione epatica eh, grave, cioè, il livello, eh, come diceva il collega, è fondamentale, perché sicuramente eh, i proti e il prof possono rallentare, bloccare eh, l'evoluzione in senso peggiorativo, ma la restituzione ad integrum. Sì. In questo caso è molto difficile sì. perché non c'è la base, non ci sono più le basi su cui agire nel momento in cui il tessuto diventa fibrotico. Non so se sì, è un po' difficile, l'importante è bloccarla lì esatto, e non, quello, non... Si, si può è pensare. Possibile. Però... Quello è possibile. Quindi non so se Elena la... Sì, vi eh, consigliamo per di il momento esatto, il CR programma. Certo. E, e, no? Sì, anche io penserei a questo. Abbiamo solo tre anzi, meno di tre minuti, spendeteli come volete, <ride> professore. è bravissimo. Io no, direi che appunto eh, intanto cioè, ringrazio i colleghi di essere qui e appunto il loro contributo Sono è molto preziosi, importante. Preziosi mi pare sì. di aver capito. Sì, no, assolutamente. Poi appunto con loro andremo avanti le ricerche, no? Con il dottor Pisano stiamo andando avanti appunto su queste alterazioni del cervello centrali insomma e con, le, e con, e la, con la, la dottoressa adesso iniziamo una collaborazione che sarà spero senz'altro fruttuosa no, no. noi già stiamo già collaborando guarda, in tutti i casi che... no, so. <ride> ci Ma, chiedono sì, anche proprio collabora. per la eh, memoria breve termine eh. si può sì, no? sì, lavorare no, anche sì, sulla no, memoria come sì. no? e devo dire io associo ai prodotti del Profal tra i sostanze naturali tra cui eh, anche dei funghi medicinali il bacopa che devo dire hanno un'azione sprattica la coppa ce l'abbiamo nel nelle... <ride> la coppa è una delle cose mm, è sì, che... infatti è una dei componenti del brain che... allora, abbiamo, adesso ne abbiamo solo un minuto e 51 <ride> a disposizione bene. concludiamo scusi, dicendo che lo si può lavorare molto bene lo Torino può utilizzare queste terapie per arrestare le malattie infettive virali che sono in auto, eh, cioè sì, eh, continuano? Sì. Cito megalovirus, Epstein-Barr virus e virus anche del covid, che non è che se ne va via. No. C'è una transchittasi inversa nell'organismo, dovrebbe essere messa come prima cosa. Opportunità terapeutiche nella vertigine, nelle problematiche degenerative centrali. La chiuderebbe nella memoria. e... Eh, 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 mettiamo almeno il numero delle malattie del novero. Esatto e eh, anche nel parkinson perché no, ricordiamoci ah, che parking, è il parkinson il parco, che abbiamo sì. trascurato ma dobbiamo è nella famiglia della no, è anche della anche nella scelta della, scelta. Di multiple, scusa certo. eh si sì, sono queste donne con la sclerosi multico in casa. Diamo appuntamento per un'altra trasmissione più pragmatica, questa volta scendiamo sì, 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 dalle malattie di diciamo Perché sclerosi in realtà tutte le, hanno dei comuni denominatori. Perché sono delle malattie diverse: il Parkinson, l'Alzheimer, la sclerosi multica, ma hanno un meccanismo sottostante per molti versi che è comune. E su quello bisogna agire. Sì, cioè, quello, il ragionamento fisiopatologico è fondamentale. Professore, continui a studiare allora. Mi raccomando, Può la adesso abbiamo, abbiamo, adesso, sì. adesso abbiamo i collaboratori. No, ma che lei continui sì, sì, a studiare. Grazie. Va bene, io con vi piacere. ringrazio moltissimo, è grazie. stato per me non, non solo un piacere ma proprio anche grazie. un onore. E, e ringrazio anche il pubblico che ci segue con attenzione. Ci deve essere un'altra puntata, magari facciamo passare un po' di mesi. Grazie ancora. Invece l'appuntamento con la, la trasmissione Medicina Amica ritorna settimanale sempre in diretta. Grazie. 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 grazie.